Ciao, nel video di oggi vedrai altre prove di sublimazione ed un gran bel colpo di testa. Buongiorno, iniziamo questo vlog da qui, dalla craft room. Ormai, come sempre, sono in procinto di fare nuove prove di sublimazione. Oggi ho deciso di provare a sublimare un tappetino per il mouse ed un portachiavi. In realtà ancora non so cosa farò come immagine, adesso vado a vedere un pochino. Stamattina ho preparato, sono le, vi dico subito, 11:25, sono sveglia dalle 6, stamattina ho lavorato al calendario dell'avvento, perché sì, era una cosa che andava fatta, il calendario dell'avvento, vi dico subito, prendo il mio quadernazzo, mi metto gli occhiali perché non me lo ricordo, vi dico quando uscirà ufficialmente il calendario dell'avvento di quest'anno, uscirà il 4 ottobre, così ve l'ho detto e non posso procrastinare, il calendario dell'avvento uscirà il 4 ottobre, ma adesso mi sono ritagliata questa seconda parte, diciamo questo finire della mattinata per fare le prove di sublimazione su questi due. Adesso vado buona buona, mi metto a scegliere le immagini, preparo le grafiche e poi magari la sublimazione, visto che questo forse è un po' più facilino da fare, la facciamo insieme e vediamo cosa ne viene fuori stamattina. Allora, siamo qui con due stampine, una è quella del mio logo che intendo trasferire sul portachiavi, l'altra è questo cerchio un po' kawaii che intendo trasferire sul tappetino per il mouse. Io adesso volevo fare le riprese, ma non voglio, uno, distrarmi, due, tenere la fotocamera troppo vicina alla pressa calda, perché ho paura di rovinarla. Quindi adesso vi spiego solo come andrò a fare, cioè praticamente io adesso prendo il mouse, lo centro ben bene sull'immagine, ok? Faccio così, fermo il tutto con il nastro termoresistente e poi vado a pressare sotto pressa. Ci vediamo dopo quando ho finito. Ricordatevi, questa immagine stampata sulla carta verrà totalmente, dovrebbe venire totalmente diversa poi dopo stampata sul tappetino per il mouse. Ci vediamo tra poco. Allora, intanto tralasciamo i portachiavi perché erano arrivati stamattina da Amazon, li avevo aggiunti al carrello perché costavano poco quando ho ordinato altre cose e sono una fregatura totale perché non sono in MDF ma sono in plastica. Quindi per i portachiavi chiederemo il rimborso, perché è proprio una gran fregatura. Il tappetino per il mouse invece, il risultato è questo. Ho sbagliato un attimo la centratura del foglio, e se vedete c'è rimasto un leggerissimo bordino bianco, ma questo si prenderà insomma la mano con il tempo. Però vedete com'è venuta la stampa? È bellissimo! Peccato per il bordino, mi dispiace tanto, però questa è una prova e diciamo che come prima prova è superato. Dovrei farlo leggermente più grande, però il problema è che non entra poi nel foglio A4, cioè è giusto giusto perché questo è 220 cm, il foglio A4 è 210. Ci devo andare un pochino, devo prendere meglio le misure la prossima volta, però la stampa è bellissima. Adesso devo solo aspettare che si raffreddi un po' e provo se funziona come mouse pad, se non dà fastidio il disegno. Però un'altra cosa è riuscita. Yeah! Buongiorno, ci ritroviamo direttamente al giorno dopo perché ieri poi inaspettatamente sono arrivati degli ordini di bodini e bavaglini e quindi mi sono messa a fare le prove, mi sono messa a fare gli ordini perché il bodino e bavaglino non l'avevo mai fatto, non l'avevo mai pubblicizzato e quindi ho dovuto fare le prove. In realtà è bastata una sola storia su Instagram in cui facevo vedere tutte le cose che erano arrivate, quindi un'anteprima dei nuovi prodotti per iniziare a ricevere ordini. Internet è un posto bellissimo. Io sono sempre impazzita per questa cosa perché se una persona ci sa fare e ha qualcosa da dare, non servono mille follower per lavorare su internet. Cioè io su Instagram ho meno di 1000 follower eppure lavoro.
Quindi questa cosa mi fa impazzire. E niente, adesso vi metto qua il close-up del lavoretto che ho fatto. Praticamente è un set nascita con il quadretto, il body e il bavaglino. Eccolo qui. Sono riuscita a fare una ripresa prima di chiudere tutto perché questa era una consegna veloce e quindi ho fatto veramente velocissimo. E stamattina devo uscire presto, quella mattina in cui devo andare alla farmacia dell'ASL. Sono le 7:40, vado a vestirmi al volo così spero di far presto, non appena la farmacia apre, e di tornare il prima possibile a casa. Io sono appena andata alla farmacia dell'ASL e poi mi ha preso lo schiribizzo. Sono passata dal parrucchiere per vedere se entro la giornata o domani al più tardi riuscisse a darmi uno spazio per tagliare i capelli. Lo spazio ce l'ha alle 11, quindi fra un'oretta. Quindi questo è il vlog in cui cambierò il taglio dei capelli. Non so che cosa farò, adesso vediamo. Intanto vado a portare delle cose a mia mamma, poi risalgo, cioè risalgo dal mare perché mamma è ancora al mare, e andiamo a tagliare i capelli. Sì, stamattina sono uscita con gli occhiali perché sono diventata cecatissima e non vedo più niente. Niente, 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 niente. Allora, sono passata un attimo da casa perché le cose che dovevo fare ho finito di farle, dato che da mamma mi aveva dato della verdura, ho detto la vado a mettere in frigo, ma soprattutto sono venuta a cambiarmi la maglietta perché io stamattina ero uscita con la maglietta verde e ovviamente mi sono pezzata ovunque. Sono venuta a farmi una rinfrescata e a cambiare la maglietta perché io ci provo a vestirmi colorato, ma non è cosa, non è proprio cosa, cioè io non ce la faccio ad andare in giro tutta sudata. Quindi sono venuta a cambiarmi, adesso pubblico una storia e vado in tutta tranquillità perché in realtà è ancora abbastanza presto, sono le 10:20. Comunque sto riflettendo sul da farsi. Cioè no? Anche questo non sarebbe male. Però poi io lo so che me ne pento perché come ho detto a Lori, se non sbaglio stamattina, sì, nei commenti, se io faccio una cosa così corta, adesso che inizio a scuola di danza, impazzisco perché poi non li posso legare più, però mi piacerebbe proprio cambiare. Non lo so, vediamo come vengo. Bisogna vedere pure come lui stamattina, eh? Perché lui magari una volta, una sola volta in realtà lo ha fatto un anno prima che si sposasse mia sorella, già c'era la data. Sono andata a fine agosto, come in questo periodo, e ha tagliato tutto, cioè mi ha fatto il taglio corto così, li avevo anche più lunghi di questi, però ha tagliato tutto senza dirmi niente. Quando ho visto, ho detto: ma che hai fatto? Giustamente lui mi ha detto: fra un anno tua sorella si sposa, i capelli sono troppo, erano troppo rovinati, meglio tagliarli ora e averli belli poi quando si sposa tua sorella. Giustamente. Ah, quella volta aveva ragione, non mi sono arrabbiata. Tra l'altro, mi ha fatto anche un taglio abbastanza bello. Adesso vediamo che cosa faccio stamattina. Però io non ci devo andare quando mi prendono le pazzie, perché io oggi me ne tornerei volentieri così, però poi sono troppo corti. Un pochino più lunghi, non lo so, vediamo dopo. Eccomi qua, alla fine l'accorciata l'ho fatta e l'ho fatta abbastanza seria. I capelli comunque non sono corti, però sono molto più corti di prima. Però va bene così, ora, a parte la piega che già se n'è andata un po' a farsi friggere, però dai, sono più leggera. Oh, finalmente. E sono stata fortunata che il parrucchiere mi ha dato l'appuntamento stamattina, perché altrimenti io questa cosa, se ci avessi pensato un po', non l'avrei più fatta. Quindi va benissimo. Sento più leggera. Comunque li posso ancora legare, vedete? Sì, a danza non avrò problemi. Davanti non li ho accorciati proprio per questo motivo, perché così li leggo bene. C'è ancora la decolorazione, non l'ha tagliata tutta. A posto. E ci ritroviamo come al solito qui alla fine del video, davanti all'editing del video stesso, per i saluti finali. Io dopo pranzo ho fatto un pisolino lunghissimo, lunghissimo e beatissimo. Ero molto stanca perché sono praticamente domenica notte, lunedì notte, martedì notte, sono 3 notti che mi sveglio tipo alle 4:30 di notte e quindi mi sentivo abbastanza stanca e ho riposato perché tanto quando sono così stanca non riesco a fare niente di lavoro. Adesso ho già editato il video, devo solo aggiungere questo pezzo, dopodiché mi metto un pochino a lavorare alle grafiche per il calendario dell'avvento, così cerco di ultimarlo perché per la prossima settimana lo vorrei pronto. In realtà è pronto, ho solo da capire
il packaging, come ve lo presenterò, o più i deuzze, devo scegliere quella finale. Io spero come al solito di avervi intrattenuto piacevolmente per qualche minuto. Se siete passati da qui, vi ricordo di lasciare un commentino che è importantissimo, così che io possa salutarvi. Per questo video è tutto. Se vi va, ci vediamo al prossimo video. Vi mando un grosso bacio. Ciao!